Vediamo adesso come quotare le finestre presenti nel nostro progetto. Archicad dà la possibilità di associare direttamente ad ogni finestra anche le quote o le informazioni che noi riteniamo opportune. Vediamo come procedere. Facciamo adesso una prova su una finestra e poi dopo applicheremo a tutte lo stesso discorso. Allora, selezioniamo una finestra. Se andiamo sulle impostazioni della finestra, vedete che c'è tra le varie voci anche una voce che si chiama marker quota. Allora, nella finestra che ho selezionato non è impostato nessun marker, allora dovremo andare a impostarne uno. Allora, prendiamo il marker F22, qui abbiamo modo anche di vedere l'anteprima. Lo applichiamo subito in modo da vedere in tempo reale quali sono che cosa succede e che cosa andare a modificare. Ecco qua, una volta che l'abbiamo inserito, questo marker permette di avere una serie di informazioni. Alcune di queste a noi serviranno ed altre no. In particolare qui abbiamo tre informazioni. Una delle informazioni sul davanzale, delle informazioni sulle quote delle finestre, le misure che sono larghezza e altezza, e le informazioni di un marker che indica il numero della finestra. Allora, noi di queste tre informazioni servono esclusivamente quelle delle misure, quindi in questo caso 2,40 x 2,20. Le altre informazioni le vogliamo togliere e magari anche per non appesantire il disegno fare in modo che queste scritte 2,40 x 2,20 siano più vicine alla finestra per compattare insomma la grafica. Allora, vediamo come procedere. Selezionando la finestra, eccolo qua, riandiamo sulle impostazioni e andiamo a vedere che cosa fare. Allora, intanto c'è una forma del marker che è impostata per cerchio. Noi, siccome il marker non ci interessa, mettiamo nessuno. Vedete che nell'anteprima già si è aggiornata la visualizzazione. Andiamo a vedere le dimensioni. Allora, la posizione del marker, che sarebbe il punto finale dove c'era quel cerchio, era impostata a 20. Adesso, siccome noi l'abbiamo tolto, non interessa una linea così lunga, possiamo in questo caso mettere 12. La posizione della quota, che era impostata a 12, la vogliamo avvicinare un pochino alla finestra, quindi possiamo per esempio mettere 8. Vediamo che cosa è successo. Ecco, vedete, la quota si è avvicinata, il simbolo del marker è diciamo così, andato via. Rimangono ancora le due informazioni sul numero della finestra e il davanzale. Vediamo come toglierle. Ritorniamo dove stavamo prima e andando avanti, vedete nella finestra con le informazioni di contenuto ID ed avanzale dobbiamo semplicemente togliere mostra ID e togliere mostra ad avanzale. In questo modo, vedete, sono rimaste praticamente le informazioni che a noi servono in modo, diciamo così, anche graficamente compatto. Allora adesso vediamo come metterle a tutte le finestre in automatico. Allora, c'è un'opzione in Archicad che ci permette di selezionare tutti gli elementi di un piano, qualsiasi elemento, quindi non solo finestre, in modo diciamo così abbastanza rapido. Allora, per poterlo utilizzare dobbiamo selezionare lo strumento finestra, poi sul comando edita andare alla voce seleziona tutte le finestre. Chiaro che se io avessi selezionato a sinistra muro, qui avrei trovato seleziona tutti i muri e così via. Vedete, cliccando tutte le finestre vengono selezionate. A questo punto ritorniamo dove stavamo prima e le stesse impostazioni andiamo a dare a tutte le finestre. Quindi mettiamo il marker F22. La forma del marker nessuno, le estensioni abbiamo detto estensione del market, posizione del market 12, posizione della quota 8, ok, ecco qua, e dobbiamo togliere le scritte del marker e del davanzale, quindi ritorniamo, andiamo ancora avanti alla voce successiva e togliamo mostra ID e mostra davanzale, le chiudiamo. Eccolo qua. Abbiamo di fatto completato il nostro lavoro. Adesso magari c'è bisogno di qualche aggiustamento. Per quale motivo? Perché noi ci troviamo di fronte a due situazioni. Allora, le due finestre del soggiorno vanno bene così. La finestra di quest'altro ambiente che è un bagno è venuta la misura all'interno. Allora, se noi selezioniamo la finestra, eccolo qua, c'è nella barra l'opzione gira. Quindi la giriamo e l'abbiamo messa al posto giusto. Invece in questo caso qui c'è questa griglia di areazione del piano interrato che copre la quota. Allora, come possiamo procedere? Selezioniamo la griglia e sul menu Edita, ordine di visualizzazioni, diciamo muovi sotto. Vedete, in questo modo
la griglia è andata a finire al piano, diciamo così, nella visualizzazione inferiore, possiamo vedere le quote. Quindi in questo caso abbiamo in tutto quanto il nostro piano messo le quote con le misure abbastanza vicine alla finestra, in modo che siano visibilmente, visivamente corrette.